Ragazzi, eccoci qui, tornati con un nuovo video. Oggi parleremo di Marco Giampaolo, che è il nuovo allenatore del Torino. È tutto ufficiale, inizia alle 17:13, ora sono le 17:59. Quindi tutto ufficiale, lasciate un piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Scrivete un football, gratuitamente, per essere Android e Fantamaster, faccio la domanda, non so se un football, quindi scaricatela subito, appena le cose sono ufficiali, ma football le mette. Che aspettate a scaricare questa app? Che ci sono resusciti? Muovetevi. Allora, Giampaolo viene al Torino a partire la prossima stagione. Dopo l'addio a Longo, Granata riparte il Tecno Abruzzese, reduce una stagione piuttosto fortunata del rossonero. Allora, Giampaolo si è fatto un po' cagare con Milan, però comunque un buon allenatore, con lei ha già fatto allenatore, io poi l'ho fatto bene, anche con la Sampdoria. Il Milan ha fatto un po' un flop, però non è che puoi fare sempre bene, capito? Come Ancelotti. Ora voglio paragonare un attimo, cioè Ancelotti non so, c'è un po' un'altra, però se, secondo me poi Ancelotti è uno degli allenatori più forti della storia del calcio, ma se non l'allenatore italiano più forte della storia del calcio, ma secondo me, vi spiego un attimo, Ancelotti è un grandissimo allenatore, ma con Napoli ha fatto cagare, Giampaolo comunque un buon allenatore, ma mi ha fatto cagare, non voglio paragonare, però insomma, avete capito il senso. Quindi secondo me Giampaolo è un allenatore e al Torino può fare molto bene, solitamente meglio di Longo, che Longo ha fatto cagare, ha fatto il Torino 16esimo, ci vuole anche impegno. Allora, qua c'è la pagina di Twitter, qua Giampaolo, hashtag sempre forzatoro, Giampaolo welcome. Giampaolo ha firmato un contratto biennale, quindi fino al 2022, con opzione per terzo anno, con un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro a stagione, quindi per ora è per 2 anni, poi se farà bene anche per un altro anno. Una buona notizia anche per il Milan, che risparmierà 2 milioni di euro pattuiti con l'allenatore per il secondo anno di contratto. Quindi adesso che è dal Torino, Milan si è levato dai coglioni sta cosa. Quindi ragazzi, non è un buon allenatore sicuramente. Ci sta che, dico un attimo, ci sta che comunque Giampaolo non è che è un buonissimo allenatore, come mi direte, ma il Torino ci sta. Non è che poi tenere Longo in classifica, è arrivato 16esimo. Fatemi vedere un attimo quanti punti ha fatto. Aspettate. Classifica, ecco. Allora. Vabbè, col Torino ha fatto 16esimo, 40 punti. Ha fatto altamente cagare, almeno. A me il Torino deve almeno avvicinarsi in Europa League o addirittura arrivarci in zona Europa League. Almeno al posto di Sassuolo, che è arrivato ottavo, deve arrivarci come minimo. Ma invece è arrivato 16esimo con Longo. Quindi secondo me con Giampaolo possono fare molto meglio. Invece così non fai un cazzo. Quindi ci sta. Voi fatemi sapere nei commenti. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, campanella, seguitemi su Instagram e nulla, vi saluto. Il mio parere l'ho detto. Secondo voi farà bene? Ditemelo qua sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, probabilmente sarà la post partita di stasera di Juve Lione. Bella.